Ricorderete certamente le date del 23 e del 24 settembre di quest'anno, i giorni in cui si è tenuto a Taranto il SailGP, la gara dei catamarani. 7 milioni e mezzo di euro che l'amministrazione Melucci ha sperperato, ha scialacquato, a fronte, come dimostrerò fra poco, come già avevo annunciato, di un ritorno economico pressoché nullo, fallimentare. Eppure il sindaco Melucci, il vice sindaco Manzulli si erano tanto sciacquati la bocca, avevano annunciato cifre boom, avevano sparato puttanate. 50.000 turisti a Taranto, nell'estate avremo 1 milione di turisti. Parlavano di 50.000 presenze a Taranto per il SailGP. Favole. Io vi feci vedere attraverso le dirette che qui sul lungomare e proseguendo nel tratto compreso tra il monumento ai marinai e il ponte girevole c'erano sì e no 500 persone, la maggior parte tarantini, aggiungiamo pure i croceristi. In tutto con il SailGP a Taranto ci sono state non più di 500 presenze, considerando che circa un 400 più o meno rappresentavano, diciamo, l'equipaggio, gli addetti, no, ai lavori, i tecnici, quindi gli operatori, insomma, il personale tecnico che ha partecipato appunto alle gare. Un 500 persone. E i fatti purtroppo mi hanno dato ragione, perché io vi ho fatto vedere visivamente che c'erano 4 gatti, lo ripeto, sì e no 500 persone, ma prendendo i dati che, devo dire, con molta puntualità ha analizzato il collega consigliere Gianni Liviano, altro che 50.000 presenze a Taranto. Se noi consideriamo l'imposta di soggiorno, che è di media 1 euro a persona, a Taranto, ha incamerato come imposta di soggiorno 13.781 euro nel mese di settembre, il che significa che ci sono state presenze, pernottamenti, pari a 13.000 persone a settembre con il SailGP. Quindi tutto settembre, quindi compresi il 23 e il 24 settembre, 14.000 persone, diciamo, 13.781. Molto di meno, la metà rispetto ad agosto, 27.739. Molto meno rispetto ai 22.966 di luglio e ai 20.560 di giugno. Cioè tra agosto e settembre, praticamente, nonostante il SailGP, abbiamo dimezzato le presenze. Il che significa che il SailGP non ha portato proprio nulla, anzi abbiamo avuto un dimezzamento di presenze. Altro che le favole dei 50.000, delle 50.000 presenze per il SailGP, quando in tutto settembre abbiamo avuto quasi 14.000 presenze. E se facciamo un paragone tra il settembre di quest'anno, 13.781 come presenze, come pernottamenti, rispetto al dato del 2022, quando ci furono circa 25.000 presenze, 24.983 per la precisione, noi abbiamo perso circa 10.000 presenze. Nel 2023 10.000 in meno rispetto al 2022. Allora ditemi di grazia qual è il beneficio che ha portato il SailGP. Nulla, solo favole, solo chiacchiere e solo sperpero di denaro pubblico. Altro che il sentiment di cui tanto parla Manzulli, si sciacqua la bocca con questa espressione sentiment, cioè una capacità attrattiva, un sentimento che susciterebbe, si sviluppa, quindi di apprezzamento, no? di emozione rispetto appunto a vedere queste immagini del SailGP, un sentimento diffuso ovviamente, secondo Manzulli, in scala nazionale ed internazionale.
Ma di che cosa parli, Manzoni? Di cosa parli? Una città che è ridotta a un porcile, a un letamaio. Proprio in quel periodo abbiamo avuto il boom dei cassonetti che traboccavano di rifiuti, di sacchetti dell'immondizia. Una città sporca, degradata, con strade e marciapiedi rotti. Questo è il sentiment. Questo è il disgusto che si prova, non per Taranto perché è una bellissima città, ma per lo stato pietoso e comatoso in cui l'avete ridotta voi. E questi numeri che vi ho sciorinato, questi numeri, sono impietosi, impietosi. Voi avete raccontato chiacchiere alla cittadinanza, voi avete ingannato i cittadini, perché poi alla fine quello che contano, cari signori, caro Manzoni, sono i numeri, e i numeri dicono che In tutto settembre abbiamo avuto quasi 14.000 presenze, in tutto settembre, e lo ripeto, non le puttanate che voi avete detto, che dovevano venire 50.000 persone, ma smettetela per cortesia di prendere per il culo i tarantini. Noi con quei 7 milioni e mezzo di queste due edizioni, queste dell'anno prossimo, più i 3 milioni e mezzo circa, 3 milioni e mezzo della scorsa edizione, arriviamo, superiamo i 10 milioni di euro. Noi avremmo rifatto una città nuova, nuova di zecca, avremmo rifatto marciapiedi, strade, avremmo ridato servizi, avremmo dato la vivibilità urbana, la dignità a Taranto, quella dignità che la vostra amministrazione sta calpestando e sta sopprimendo.